Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come ho destrutturato una pattern per creare un lot diverso. Per prima cosa ho tagliato la striscia zig zag che era presente nella pattern e ho eliminato poi la parte superiore con la scritta aiutandomi con la striscia zig zag. Ho ritagliato poi la stessa striscia, quella zig zag, da un'altra parte. Ho poi assemblato il tutto su un foglio di vellum 30x30. Ho cucito poi a macchina i bordi dei due elementi, quello superiore e quello inferiore. Ho spessorato uno dei due elementi a zig zag e l'altro invece l'ho lasciato piatto. Con gli Oxide poi mi sono divertita a creare macchie e schizzi sui vari elementi che avevo ritagliato e fustellato e alcuni timbrati come le foglie e le farfalle. Ho cominciato poi a creare gli spessori da inserire sotto la foto per creare profondità, quindi ho usato prima la velina che ho piegato e poi i vari ritagli di pattern. Infine ho aggiunto come ultimo strato un foglio di basil nero per dare ancora più risalto alla foto. Qui ho cominciato a divertirmi con varie timbrate di scritte per insomma, riempire gli spazi. Mi sono aiutata
con un tappetino di gomma crepa per rendere migliore la timbrata. Poi spessorato tutto l'elemento della foto e l'ho aggiunta nel punto in cui avevo deciso. Ho ritagliato poi i vari elementi che avevo colorato, come le foglie, e ho cominciato a inserire foglie, fiori, e vari altri elementi, attorno alla foto per decorarla. Naturalmente alcuni li ho incollati semplicemente con un goccino di colla, altri invece li ho spessorati per creare un gioco di vari spessori e dare più profondità alla foto e risalto alla foto. Ho aggiunto poi varie farfalle che mi sembravano perfette per questo Lo, visto che il soggetto principale è una bimba, che in primavera giocava nel prato. Ho ricavato il titolo per questo Lo dalla plancia di timbri Alfabeto e ho scritto Bellissima, che poi ho applicato aggiungendo dello spessore.
Per finire ho inserito dei piccoli elementi che erano presenti sempre nella plancia alfabeto, a riempire un po' tutto il lo nelle parti in cui erano più vuote. Sempre con gli oxide dei colori che ho utilizzato per le varie timbrate di scritte. E come tocco finale degli enamel dots che per me non possono mai mancare. Nella info box vi lascio la lista dei materiali utilizzati. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a condividerlo e se avete delle domande da fare, potete lasciarmi un commento. Iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la casella relativa alle notifiche. In questa maniera non vi perderete le prossime idee creative. Potete visitare lo shop online e vi ricordo che mi trovate su Facebook con una pagina ed un gruppo tutti dedicati a Creative Studio. Alla prossima!